presentare la sua ultima fatica letteraria, Gli anni del nostro incanto. Con me anche Virginia Cortese per dialogare su questo romanzo che è ambientato negli anni 60. Tutto parte dalla copertina. La copertina è già la prima pagina del libro. Qual è il potere che noi attribuiamo alla copertina del libro? La copertina è una fotografia che è stata, come dire, la causa di questo libro. Cioè tutto nasce da questa copertina, da questa fotografia, e non poteva esserci nessun'altra copertina se non questa, perché io continuo sempre a fare riferimento a questa immagine e quindi era necessario metterla questa. Ho trovato questa fotografia sul Corriere della Sera molti anni prima, l'avevo conservata per caso, poi è uscita fuori dal nulla delle carte ed è diventata la causa del libro. Io ho raccontato la storia di queste quattro persone immaginando. C'è un passaggio particolarmente significativo che recita così: e questo ancora oggi mi dà l'agio di pensare che la nostra esistenza passa in quel che stringiamo nelle mani. Gli oggetti di cui siamo circondati non sono la vita, eppure molti dei segreti soffiano accanto a loro e li avvolgono, per questo ci appartengono. Qual è il rapporto tra la memoria e il ricordo? Apparentemente sono due cose molto simili. In realtà la memoria è qualcosa di condiviso, che appartiene a tutti. I ricordi sono i singoli episodi della vita individuale delle persone. È chiaro che molti ricordi formano una memoria individuale e molte memorie individuali poi diventano memorie collettive. Per cui la memoria è un contenitore molto più ampio. La memoria ha a che fare con l'identità. Noi siamo la memoria del tempo che è passato. È anche un incontro tra generazioni, incontro-scontro tra generazioni. Sì, questo è un libro dove ci sono due generazioni, padri e figli. I padri, cioè i genitori che hanno costruito l'Italia, uscite dalla guerra, e hanno, a loro modo, sbagliando o non sbagliando, hanno comunque raggiunto un'idea di civiltà, che è una civiltà del benessere. I figli non sempre hanno accettato questo, come è normale che succeda, spesso succede che ci sia un conflitto, e hanno rifiutato tutto questo, soprattutto il ragazzo che si chiama Indiano. Per cui è un conflitto e un dialogo tra due generazioni. Il tempo e lo spazio quasi si rincorrono, si abbracciano, quindi rappresentano una dimensione circolare. Ma che rapporto hanno nella realtà? Sono la stessa cosa paradossalmente, cioè tempo e spazio si arrivano a coincidere, non soltanto nel romanzo, ma nella vita, diciamo, tutti i giorni della vita nostra individuale. In realtà in questo libro il tempo e lo spazio agiscono nel destino dei personaggi, perché i personaggi si ritrovano a Milano, fondano a Milano la loro vita e la fondano, la vita matrimoniale, questo discorso di famiglia, in un certo tempo, che sono gli anni 50 e gli anni 60 e gli anni 70, per cui 30 anni a Milano. Perché hai scelto di affidare alla voce narrante di una donna questo racconto? Perché lo sguardo femminile è uno sguardo molto più particolareggiato, puntiglioso, preciso, a differenza di quello maschile che invece è molto più, come dire, aggrandato, ma non guardi particolari. In presenza di una situazione in cui la mamma perde la memoria e la figlia deve aiutare la mamma a recuperarla attraverso il racconto, era necessario che questo racconto fosse fatto da una donna, perché una donna guarda i particolari e invece un uomo no. L'incanto è qualcosa che accade, come nella vita. Che cosa è accaduto all'interno di Giuseppe Lupo mentre scriveva di un incanto? L'incanto è un'epoca, l'incanto è una dimensione di vita ed è anche una maniera per autorappresentarsi dentro un tempo. Io non so cosa sia accaduto dentro di me, so che per esempio a scrivere questo libro per me è stata come una grande vacanza, cioè io non ho sofferto, è stata quasi come una liberazione, cioè mi è venuto da sé, spontaneo. Grazie mille, grazie Virginia. Grazie a voi.